Siamo lasciati l'anno scorso, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico precedente, e vi avevo anticipati alcuni obiettivi che il nostro consiglio d'amministrazione si era posto prima della sua scadenza naturale. La scadenza naturale del mandato di questo consiglio d'amministrazione è il 31 di ottobre di quest'anno. Gli obiettivi erano aggiornare, migliorandolo possibilmente, lo statuto di autonomia, riportare il bilancio in positivo e definendo nel contempo una precisa politica del reinvestimento dei margini e poi scegliere il modello di internazionalizzazione. Per quanto riguarda lo statuto, devo dire che dobbiamo essere molto contenti perché dei miglioramenti indubbi sono stati fatti rispetto allo statuto passato, soprattutto per quanto riguarda la suddivisione più corretta delle attività di governance tra i due organi di vertice, il Consiglio stesso e il Senato, l'allargamento del Consiglio ad altre figure che si riferiscono a all'esterno dell'università, ma un esterno troppo importante per noi per non esserci, quale quello di un'associazione di imprenditori che, senza dover partecipare minimamente in termini economici, però abbia la possibilità di darci una mano nelle scelte, soprattutto in quelle scelte di tipo strategico. Lo studente, che sempre che i ragazzi dimostrino un po' più di maturità democratica andando a votare con numeri superiori di quorum rispetto a quelli dell'ultima volta, che sono stati pari al 12%, direi, devo dire, molto mortificante. Quindi qui noi abbiamo previsto un 25% di quorum per dare il voto definitivo allo studente, quindi paritario come gli altri componenti del Consiglio. Il rappresentante del Ministero degli Esteri, diciamo, queste tre figure insieme ai tre senatori e ai tre rappresentanti della scuola interpreti e traduttori, che è praticamente l'ente fondatore dell'università, scusate, un po' di problemi nel parlare, questa distribuzione penso che chiunque possa vederla come più equilibrata rispetto a prima. Però c'è un tuttavia. Personalmente mi sarebbe piaciuto che con la stessa capacità con cui abbiamo modificato il Consiglio di amministrazione nella sua composizione, avessimo dato posto più coraggio e dato più forza anche nella definizione della formula di costruzione più democratica dal basso degli organi apicali accademici. È stato molto bello fare la modifica dell'organo laico, diciamo, amministrativo di gestione, e va bene. Però oggi manca un pezzo nel quale, secondo me, si interrompe quella struttura di democrazia dal basso che un'università come la nostra meriterebbe di avere. Abbiamo avuto il coraggio di dare il voto allo studente, abbiamo il coraggio di dare il voto anche ai nostri professori, facendo arrivare dei presidi votati, e quindi quando il Senato andrà a votare il rettore, evidentemente rappresenterà qualcuno in più. Questo è un auspicio del vostro vecchio presidente che, se no, ce la fa parlare, però l'idea ce l'ha chiara. Questo è il primo anno in cui noi chiudiamo, il 2017 sarà il primo anno in cui chiudiamo dopo un po' di anni con un margine positivo il bilancio. C'è stata una politica più oculata, c'è stato tutto quello che vogliamo dire, ma c'è stata soprattutto la serietà del rettore, del resto del consiglio dei miei colleghi, un po' anche mia, e con questa serietà stiamo portando avanti un progetto che non si può interrompere però al momento in cui diciamo, siamo in condizione di utile comunque, diciamo di margini, visto che di utile non si può parlare in quanto noi parliamo sempre di reinvestimenti e non distribuiamo alcunché ad alcuno. Quale deve essere l'investimento? Io penso che noi dobbiamo da quest'anno avere il coraggio di impostare un piano quinquennale attraverso
attraverso il quale noi definiamo la dimensione di una riserva a cui accantonare, di un fondo riserva a cui accantonare una parte dei margini, e destiniamo già da subito le altre tipologie di investimento che intendiamo fare, la destinazione del resto dell'investimento. Qui si tratta soprattutto di andare verso una logica di sviluppo qualitativo. Non siamo un'università contenuta nei numeri, ma attenzione, lo siamo volutamente, perché ogni volta praticamente che ci permettiamo di ragionare in consiglio di amministrazione, ma la stessa cosa penso che faccia prima ancora di noi il senato accademico, in termini di aumento oltre certi limiti del numero degli iscritti, cominciamo ad avere un po' qualche perplessità, non solo per quanto può riguardare l'argomento dei numeri delle tabelle ministeriali, per cui per 100 studenti deve avere X insegnanti e viceversa, ma soprattutto perché tu insegnanti in più li devi avere della stessa qualità elevata di cui fino ad oggi ci siamo potuti onorare in questa università. E questo è un po' più complicato. Quindi io direi molta prudenza nei numeri, nell'aumento dei numeri, molta forza e coraggio nell'incremento della qualità. Incremento della qualità ovviamente significa investire sulla qualità dei prodotti, ma anche investire aprendo a partnership nazionali, ma soprattutto internazionali, acquisire tecnologie e software che vadano nella logica di supportare meglio la didattica sia in aula sia a distanza, la quale dobbiamo cominciare a storcere un po' meno il naso, perché queste tecnologie di oggi rendono la didattica a distanza onestamente molto simile a quella in aula. Soprattutto investire in risorse umane, questo è il secondo punto dove forse vado un po' pesante oggi. Dico che delle tabelle, dei numeri, di tutto il resto, noi dobbiamo farne un uso limitato, perché altrimenti facciamo del male e non del bene all'università. Se ci sono delle eccellenze da acquisire, lo si faccia, anche se siamo fuori dai numeri. Se ci sono eccellenze, lo possiamo fare anche fuori dai numeri. Questo è valido per docenti e anche per non docenti. Altrimenti si rischia di arrivare tardi. Infine la internazionalizzazione. E vado a chiudere. La internazionalizzazione, per essere un progetto strutturato, con molta modestia, penso che debba essere un progetto che parte attraverso la costituzione preventiva di un network internazionale con altre università i cui contenuti siano positivamente integrabili nei campi di formazione più avanzati. Quindi un network basato su contratti quadro tra gli Atenei partners, dal quale far partire, seppure non esclusivamente, i percorsi di interazione formativa, sia a livello di corsi di laurea, sia a livello di master. Cosa voglio dire con questo? Valutiamo se il percorso inverso non possa far correre il rischio di non preparare per tempo e nel modo giusto il terreno della comunicazione, quello della conoscenza dei reciproci bacini di utenza e, non ultima, la necessaria integrazione tra i docenti dei diversi Atenei. Parlato troppo? Forse sì. Sarà perché sono diventato vecchio, sarà perché sto per lasciare questa università che amo, sarà perché vi voglio bene e spero che abbiate avuto la bontà di ascoltare questi consigli.